Allora ragazzi, rieccomi qua, nuova video recensione. E questa video recensione è un video legato all'unboxing uscito qualche settimana fa, tra l'altro di giovedì, ed è quell'unboxing di collaborazione con Moman. Quindi ringrazio nuovamente Moman per aver stretto questa collaborazione, per avermi mandato il suo prodotto. Il prodotto in questione è un microfono wireless che tra l'altro sto utilizzando anche in questo video, infatti eccolo qua. Lo sto utilizzando per il semplice fatto proprio per farvi ascoltare anche a voi l'audio offerto da questo microfono wireless. E credetemi, come il mio Sinco, questo microfono wireless ha un audio veramente pulito, chiaro, bilanciato e soprattutto riduzione del rumore attiva. Quindi ragazzi, detto questo, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, ragazzi, se vi siete persi il video unboxing di qualche settimana fa, vi faccio un recap veloce di quello che possiamo trovare all'interno della confezione. Quindi non solo all'interno della confezione troviamo il cofanetto con il ricevitore e il microfono, ma troviamo un cavetto USB-C che ne concede la ricarica e un riduttore da USB a USB-C. Poi dopo vi spiego a cosa serve. Passiamo al cofanetto. Il cofanetto, il logo stampato sulla parte superiore, su sfondo nero con colore bianco, e lo sapete per chi segue questo canale, a me questi particolari piacciono. Sulla parte frontale troviamo dei LED che indicano sia lo stato di ricarica e sia lo stato di batteria residua del microfono stesso che sta all'interno del cofanetto. E poi in questo cofanetto abbiamo anche una chiusura magnetica. Sì, perché ragazzi, se vogliamo aprirlo così accidentalmente non ci riusciamo. Non dico che è una chiusura magnetica forte, ma resta ben chiuso e resta ben salda. Se viene sballottolato nel caso l'avessimo in borsa, oppure magari potrebbe cadere, e anche lì mantiene la sua chiusura. All'interno di questo cofanetto, iniziando proprio da lui, troviamo il ricevitore. Il ricevitore con connettore USB-C. Sulla parte superiore troviamo un LED di stato che ci indica lo stato di funzionamento con il microfono e di connessione, e sulla parte destra troviamo un ingresso USB-C. A cosa serve quell'ingresso USB-C? Allora, innanzitutto questa è una cosa che non tutti i microfoni portano, ma per chi porta questa funzionalità è davvero un plus. Quindi, se noi stiamo utilizzando il microfono, stiamo registrando e ci accorgiamo che il nostro smartphone si sta scaricando, attraverso il ricevitore con quel ingresso USB-C possiamo collegare l'alimentatore dello smartphone, e a tempo stesso non solo possiamo continuare a registrare il nostro audio, ma a tempo stesso ricarichiamo anche lo smartphone in questione. Quindi una funzionalità che non tutti portano, ma chi la porta è un plus. Arrivando al microfono, sulla parte superiore troviamo il filtro pop, sulla parte frontale troviamo il LED di stato che ci indica lo stato d'accensione e sia lo stato della batteria stessa. Lato sinistro troviamo una slitta che ci consente di attivare o disattivare la pausa durante la registrazione, poi dopo ve la spiego meglio, e un pulsante di accensione e spegnimento. Parte destra, ingresso USB-C. Dopo vi spiego anche questa, e sulla parte posteriore troviamo la clip per poterlo attaccare a qualsiasi capo d'abbigliamento, e poi troviamo i due pin magnetici, che quei due pin magnetici servono a dare la ricarica nel momento in cui lo andiamo nuovamente a riporre nel cofanetto. Allora, parlando del microfono, partiamo da quello che è il lato destro, ovvero il connettore USB-C. Quindi il microfono noi lo possiamo anche ricaricare al di fuori del cofanetto. Sì, perché se noi vogliamo dargli una ricarica veloce solo al microfono, basta prendere un qualsiasi cavetto USB-C e possiamo ricaricarlo senza alcun tipo di problema. E oltretutto,
possiamo ricaricarlo anche se lo stiamo già utilizzando. Quindi funzione non da tutti, ma per chi la porta, ripeto, è un plus. Sulla parte laterale sinistra, oltre al pulsante di accensione e spegnimento, quello stesso pulsante ci consente di regolare il volume del microfono se premuto alcune volte, ma la slitta sulla parte superiore, se stiamo registrando, consente di andare a mettere in pausa l'audio che stiamo registrando. Sì, non la mettiamo dal dispositivo da cui stiamo registrando, ma possiamo agire direttamente dal microfono. E anche questa funzionalità non tutti i microfoni wireless la portano, ma è un plus, perché noi possiamo mettere in pausa l'audio direttamente dal microfono senza andare ad agire dal nostro smartphone. Quindi ragazzi, sono delle cose che se le hanno sono veramente un plus. Come un plus, un'altra cosa che è uscita in confezione. All'interno della confezione è uscito questo riduttore USB-USB-C. A cosa serve? Allora ragazzi, con questo microfono noi possiamo registrare l'audio anche dal computer. Sì, non tutti lo possono fare, però con questo ricevitore io ho provato anche il Sinco, e anche il Sinco posso registrare dal computer. Quindi ricevitore, attaccate il ricevitore a questo riduttore, al tempo stesso lo attaccate al computer, dal computer aprite una qualsiasi applicazione di registrazione audio e voilà, possiamo registrare l'audio senza problemi. E ragazzi, possiamo anche sfruttare le funzionalità di pausa dell'audio del microfono stesso, come accadeva sullo smartphone. Quindi anche questa cosa qui, ragazzi, devo dire che è una funzionalità aggiunta. Io ho registrato alcune delle mie clip audio sul computer e la stessa qualità che ricevo sul mio smartphone l'ho ricevuta anche sul computer. Ripeto, non sono un audiofilo esperto per capire quanto sia bello un audio, ma vuol dire che da un audio corposo, pulito, chiaro, bilanciato e soprattutto avendo la riduzione del rumore attiva, ragazzi, anche in esterna questo microfono funziona veramente molto molto bene, ragazzi. Quindi io questo microfono me lo terrò di scorta, perché non si sa mai, potrebbe rompersi il mio Sinco. Io spero di no, che non accada mai una cosa del genere, ma in altri casi avrò lui di scorta, perché sinceramente riutilizzare nuovamente microfoni cablati come il mio microfono a clip di Lavalier, che l'ho parcheggiato lì nello zaino, al momento non mi serve, non vorrei mai più utilizzarlo. Quindi utilizzare sempre questi microfoni. Ricarica, batteria, quanto dura, quanto tempo ci impiega per ricaricarsi? Allora, per quanto riguarda la batteria, Moman stesso ha dichiarato 6 ore di utilizzo registrazione continuata. Allora, io non ho fatto un utilizzo continuo perché non mi metto lì 6 ore a registrare dell'audio, però ragazzi si può dire che forse le avrò anche superate un po' un giorno, un po' un altro giorno, ma devo dire che per quanto riguarda la batteria è una batteria che dura veramente. Quindi in complesso con tutto questo, da quando l'ho ricevuto, l'ho ricaricato subito dopo l'unboxing e da allora che non lo ricarico, ragazzi, devo dire che la batteria resiste, perché ho fatto alcune prove, l'ho fatto provare e si sente veramente molto molto bene. Quindi ragazzi, se anche voi volete un microfono del genere, io non posso far altro che consigliarvi questi microfoni. Come vi ho consigliato il microfono Sinco del video precedente, vi consiglio anche questo. Non costa tanto, un entry level di Moman, però devo dire che già come dispositivo è fatto veramente molto molto bene. Quindi se anche voi volete acquistarlo, se non vi ho detto qualcosa in questo video, se non vi ho detto un dettaglio, qua in basso in descrizione trovate il link diretto ad Amazon, non solo per poterlo acquistare, ma potete leggervi tutta la scheda tecnica. Quindi per quelli lì che vorrebbero essere un po' più tecnici per quanto riguarda questo campo dei microfoni wireless, trovate il link qua in basso in descrizione con tutti i dettagli tecnici possibili e immaginari. Allora ragazzi,
Penso di avervi detto tutto su questo microfono, non so se devo dirvi altro, ma vi ripeto, trovate il link ad Amazon qua in basso per altri dettagli, ma voglio sapere la vostra su questo audio che vi ho dato in questo video. Quindi ho utilizzato proprio lui, ve l'ho detto dall'inizio, e adesso fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, come si è sentito l'audio, che ve ne pare e se anche voi utilizzate microfoni wireless di questo tipo a clip per i vostri video. Quindi insomma ragazzi, qualsiasi cosa che riguardi questo video, l'audio, microfoni wireless, ditemela qua in basso nei commenti. E soprattutto, se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, iniziate a farlo, perché per me è un grandissimo supporto iscrivervi al canale. Quindi iscrivetevi al canale, mi aiutate molto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei video futuri, ma soprattutto condividete anche questi video con tutti i vostri amici, spammatelo ovunque, quindi fate girare i miei video ovunque ragazzi, dove volete, condivideteli con il mondo, con parenti, cugini, con chi volete, ma fatelo, ok? Mi aiutate molto. Oltre a questo, mi trovate anche su Instagram, chiocciola Mitico Snake, ve lo ricordo qui il banner qua in basso all'animazione, ma trovate i link ai miei social qua in basso in descrizione. E ragazzi, beh, che devo dirvi? Vi ho parlato di questo microfono, vi ho portato un altro dispositivo e beh, io chiudo qui questo video e noi ci vediamo sempre qui con il prossimo video sul mio canale YouTube. Ciao!